La messa in sicurezza della viabilità, la scuola, il trasporto pubblico e il diritto alla salute sono i settori sui quali occorre far leva per rilanciare le aree interne di Molise e Abruzzo, sempre più marginalizzate, e ciò sarà possibile solo attraverso la realizzazione di progetti comuni. Per la prima volta le due giunte regionali si sono riunite in maniera congiunta a Trivento per affrontare il problema dello spopolamento delle zone più marginali. I governatori Paolo Frattura e Luciano D'Alfonso, al termine della riunione congiunta dei due esecutivi, hanno redatto e sottoscritto un documento che getta le basi per un rilancio concreto e forte delle aree interne, raccogliendo così la sollecitazione rivolta lo scorso 31 luglio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una sorta di sinergia e di collaborazione istituzionale all'insegna della sussidiarietà, escludendo tuttavia ipotesi di fusioni, come ha ribadito Paolo Frattura. Tanto per cominciare, le prove tecniche di fusione non sono all'ordine del giorno di questa legislatura. Mi pare che su questo tema il Partito Democratico, che è comunque il primo partito alla guida di questo Paese, si è espresso in maniera chiara. Per evitare di essere travolti dagli eventi, invece, ritengo che in maniera lungimirante, ma questo già da tempo, Abruzzo, Molise e Marche stanno ragionando in maniera congiunta e condivisa su alcuni temi particolari, quali le grandi infrastrutture, quali i servizi per la collettività e, nello specifico, parlando di Abruzzo e Molise, particolarmente sanità e formazione. Per il governatore della regione Abruzzo D'Alfonso la priorità va ai servizi essenziali, sempre più a rischio nelle aree interne. Sono aree ad importante densità demografica che può diventare ulteriormente attrattiva, quest'area interna di Abruzzo e Molise, e noi dobbiamo scatenare iniziative, procedure, risorse finanziarie e soprattutto progetti. Ci teniamo, ci crediamo. La norma ce lo consente, adesso diamoci da fare raccogliendo le idee migliori possibili. Intanto la messa in sicurezza della viabilità, la liberazione dalle frane che aggrediscono questo importante suolo dell'Abruzzo interno, e poi riscommettere su bacini di utenza per la trasportistica collettiva, l'attività formativa ed educativa per le giovani generazioni, cioè poliscolastici congiunti, e poi il fondamentale diritto alla salute attraverso case territoriali che assicurino questo diritto, e poi anche creare occasioni di lavoro attorno all'economia del sole, del turismo, del tempo libero, della montagna. L'iniziativa è stata organizzata da Don Alberto Conti, direttore della Caritas diocesana di Trivento, un appello rivolto alle istituzioni, agli imprenditori, alle parti sociali del Molise e dell'Abruzzo, affinché il ricco patrimonio e l'identità stessa delle aree interne non vengano cancellati. Un appello che è stato raccolto, non resta che partire con atti e progetti concreti.